Finalmente sono arrivati! No, ma sono bellissimi! Ragazzi, che emozione! Che emozione! Guardateli! Eric, che stai facendo? Non quello che penso, giusto? Dipende a cosa stai pensando. Tu a cosa pensi? Rimettili dentro, portali! Non rovinare la sorpresa, non è ancora il momento! E poi, dobbiamo dirlo insieme. Ma non resisto, sono bellissimi! Dammi. No, no, no! Li terrò in custodia. Questa, ragazzi, è una sorpresa che vi sveleremo tra poco. Che c'è adesso? Pausa! Che significa? Pausa? Come pausa? Che significa? Cosa devo fare? Non lo so, ha detto pausa. Tu stai fermo, non ti muovere. Come non mi muovo? Come faccio a non muovermi? Non ti muovere, non ti muovere! Sto tremando. Fermo, fermo, fermo. È il momento di giocare alla pausa challenge all'aperto. Possiamo metterci in pausa a vicenda in qualunque momento. Chi si arrenderà avrà perso. E io non mi arrendo mai. Ah, ora ho capito. La pausa challenge. Possiamo muoverci? Penso di sì. Buongiorno ragazzi. Io sono Eric. E io sono Dominique. E chi diamo? Vediamo, ed insieme. Insieme. Io vado bene così, così, così. Ah! Ok. Se fatto, rompo tutto quanto. Devo ancora abituarmi agli spazi della nuova casa. Io non credo che ti abituerai mai. Avete sentito il dottor Timothy? È una nuova sfida. Dobbiamo giocare alla pausa challenge, ma all'aperto. È la challenge dove uno dice pausa e l'altro deve bloccarsi, come se avesse un telecomando capace di bloccare le persone. E l'altra persona non potrà muoversi finché l'altra persona non dice stop, pausa. Ovviamente significa che lui può farci pausa in qualunque momento, ma che anche noi possiamo farla a lui e sarà divertentissimo. E anche noi possiamo farci pausa, tipo pausa Dominique. Dai Eric, sei in pausa, non puoi muoverti, non puoi. Beh, Eric, dobbiamo ancora cominciare. Vabbè, stop pausa. Grazie. E quindi che cosa stiamo aspettando? Iniziamo! E voi ragazzi lasciate like qui sotto a questo video se volete vedere il dottor Timothy in qualche pausa divertente. E iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nulla. E adesso io vado a cercare il dottor Timothy. Non vedo l'ora di pausarlo. Sempre che lui non pausi prima te, sta attento Eric. Ricorda, non possiamo mica perdere mai col dottor Timothy. Dottor Timothy, dove ti nascondi? Dove sei? Eric ti troverà. Dottor Timothy, appena ti troverò, sai che cosa farò? Ti metterò in pausa e sarà terribile. Cioè, mica tantissimo, ho paura di te, non farò chissà cosa. Però ti metterò in pausa, ecco. Così non potrei farmi niente. E magari ti lascio in pausa per qualche anno, così non potrei farci niente. Ma dov'è? Io non lo trovo. E come faccio a metterlo in pausa se non lo trovo? Sono già stanco, avrò bisogno di tanta energia per vincere questa challenge. E quindi vado a mangiare. Mmm, che buona pizza! Dopo questa mi sentirò decisamente meglio, in forza e pronto per tutto. Ah, eccolo! Eric adocchiato. Mi sembra un momento perfetto. Avviciniamoci. Mi dispiace Eric, ma sto venendo a disturbare la tua tranquillità. Pausa! Cosa? No, Dominique, perché adesso? Stavo mangiando! Ma stai scherzando? Oh, l'ho notato, stavi mangiando una buonissima pizza. Ti prego, bloccami, ho fame! Ho dato il primo morso e ho ancora fame! Anzi, adesso che ho dato il primo morso, ho ancora più fame di prima, ti prego, aiutami! Oh, sì, hai ragione, non è un buon momento per farti una pausa questo. Tranquillo, tranquillo, ti aiuto io. Bloccami, ti prego, bloccami. No, sbloccarti non posso, però posso aiutarti. Come? Se vuoi mangiare la pizza potrei aiutarti a mangiarla. Grazie Dominique, sei gentile. Ok, avvicina, forza, t'aiuto. No! Dominique, bloccami! No, ti prego, è piccante! Avevi mai ricevuto una pizza in faccia? Ecco! Perché lo hai fatto? Basta, ti prego! Ok, può bastare, stop, pausa! Ma hai il pomodoro in faccia!
Fantastico, un punto per me. Questa sì che è stata una scena magnifica. Ma adesso stiamo attenti al dottor Timothy, potrebbe essere ovunque. Ragazzi, eccolo lì. Non so da dove sia spuntato, ma adesso il dottor Timothy è a bordo piscina. Guardatelo. Non si è accorto che lo sto guardando? Cosa sta facendo? Ha il cellulare in mano. Ho un'idea. Ho un po' paura, ma sarebbe fantastico. Facciamolo. Andiamo da lui e mettiamolo in pausa. Bravo, dottor Timothy. Resta lì fermo che arrivo. Che ansia, che ansia. Ah! Pausa, dottor Timothy! Cioè, ti ho messo in pausa, non ti arrabbiare. E per via del gioco, l'hai detto tu che dovevamo giocare, quindi io ti metto in pausa. Non ti arrabbi, giusto? Un gioco è un gioco, tu rispetti sempre le regole. Quindi, non ti muovere. Bene, vedo che hai capito, siamo d'accordo. Come stai innanzitutto? Tutto bene? Non hai voglia di parlare? Vabbè, non fa niente, non preoccuparti. Vedo che stavi usando il cellulare. Che facevi? Non si vede? È bloccato. Bloccato proprio come te. Ok, scusa, scusa, forse sto esagerando. Sto esagerando, secondo voi? Me la farà pagare, lo so. E allora, visto che sei in pausa e non ti va di parlare... Allora, questo telefono non ti servirà. Lo posso prendere io, giusto? E sai cosa faccio con questo telefono? Non posso farci niente perché è bloccato. Quindi, non mi serve. Allora, mi sa che... lo butterò in piscina! L'ho buttato il telefono del dottor Timothy in piscina! È lì, è sott'acqua. Tranquillo, non sembra rotto. Spero per te che sia impermeabile. Non guardarmi con quella maschera, ho un po' di paura. Va bene, allora facciamo che adesso io mi allontano. Prima mi allontano e poi ti libero dalla pausa, ok? Ciao, non ti arrabbiare, è solo un gioco. Ciao. Oh mamma. Quando sarò abbastanza lontana ti bloccherò, ok? Ciao, 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 ciao. Stop, pausa! Wow, il mio telefono! Mi vendicherà! Dove l'ho preso adesso? Che razza! Avrò la mia vendetta! Dominique ci è andata pesante. Io non avrei avuto il coraggio di farlo. Il dottor Timothy ci ha messo un sacco di tempo per riprendere il suo telefono. Anzi, l'ho preso alla fine. Sì, mi sembra di sì. Chissà se si è rotto. Poveretto, non vorrei essere al suo posto. Devo farmi venire un'idea. Stavolta devo essere io quello che ha l'idea brillante. Cosa potrei fare? Pensa, Eric, pensa. Pensa. Scusa! No, dottor Timothy, no, dottor Timothy, non ti prego! Cosa vuoi fare? Che cosa vuoi fare? Non ti prego, perché a me? Perché? Oh. Ehi, Eric, tutto va bene? Ti sembra che va tutto bene? No, per niente! Oh mamma, potevo finirci io in piscina. Ma per fortuna non è successo a me. Ma tranquillo, Eric, ti vendicherò io. Il dottor Timothy è rimasto ancora lì, a bordo piscina. E forse ho un'idea ancora migliore della prima. Ci serve una cosa, andiamola a prendere. Trovato! Andrò dal dottor Timothy con questo. Eccolo lì, che sta facendo? Forse sta pensando alla prossima pausa da farci. Sarà meglio sbrigarci. 3, 2, 1. Pausa, dottor Timothy! Ciao! Sto arrivando! Eccomi, rieccomi qui, sono sempre io. E sono qui ancora per la sfida, non ti arrabbiare. Pensavo che sentissi un po' di caldo, insomma, con quella felpa. E quindi stavo pensando, perché non lo rinfreschiamo un po'? Sì!
Che c'è? Ti dà fastidio, vero? È fastidioso? Ma no, non sventola niente. Pensavo ti si togliesse il cappuccio, la maschera, insomma. Non funziona, più forte. Più forte, vai! Niente? Niente, come non detto. Mi sa che stavolta ho fallito. Vabbè, allora, dottor Timothy, fai finta che non è successo niente, ok? Fa finta di niente. Ti sbloccherò dalla pausa. Ciao, ciao! Accidenti, non pensavo fosse legato così bene. Pensavo che col soffiatore gli sarebbe volata via la maschera, il cappuccio, qualcosa. Forse mi sbagliavo. Stop, pausa! Via! Bene, continuiamo a stare in guardia. Anche se adesso è già da un po' che non vedo il dottor Timothy. Dove sarà finito? Forse si sarà stancato. Vabbè, ma magari mentre sto in guardia non sarà certo un problema se mi sdraio un po' al sole per abbronzarmi. Che bello. Ma che fa Dominique? Si sta rilassando. Un momento, ma tutti abbiamo subito qualcosa, tranne lei. E questo non va bene, ci penso io adesso. Ehi, Dominique! Ciao! Pausa! Dai, Eric! Che vuoi fare? Non vuoi mica lasciarmi qui al sole ad abbronzarmi? Non sarà un problema. No. Ho un'altra idea. Tu stai lì, arrivo io. Ah, giusto, non puoi muoverti. Ecco qui! Dominique! Vieni, Dominique! Ok, dai, aspetta un'altra cosa. Dai, Eric, basta! Ok, basta. Ah. No, un altro po', dai. Basta! Eric, te la pagherai molto cara. Basta! Ok, basta. Ok, mi è bastato. Stop, pausa. Ciao, Dominique. Eric, me la pagherai molto, caro. Ciao! Mi vendicherò!